Franciacorta, 1 settembre pre-GP. Allora, presentiamoci un po', vediamo questi ragazzi. Sono senza tuta, come vedete, però sono piloti, fidatevi. Allora, chi abbiamo qua? Mi chiamo Pisano William, ho 15 anni, vengo da Torino e corro con la Honda nel campionato pre-GP. Perfetto, poi? E Matteo Romeo e ho 12 anni e vengo da Roma. Poi abbiamo Luca Mario, moto Honda, vengo da Roma. Perfetto. Fabio Spiranelli, moto Honda, 13 anni, vengo da Roma. Perfetto, Fabio Spiranelli del San Carlo, lo avrete già visto. Anche Mario l'anno scorso correva nell'NSF 100. Allora ragazzi, vediamo un po', diciamo, vostri giudizi su questo weekend di gara. Finora come vi siete trovati? È partito bene, nell'acqua ci troviamo bene, siamo andati forte. Abbiamo avuto qualche problema in qualifica, ma cercheremo di risolverlo. Perfetto, ma cosa volete raccontare ragazzi a casa? Diciamo, a parte le cose tecniche, cosa vi piace della vita da piloti? A parte le ombrelline. Le ombrelline? Sì. Perfetto, vedo che già siete intenditori, insomma. Ok, cosa consigliereste ai ragazzi a casa? Come un ragazzo vuole fare il pilota, come può iniziare secondo voi? È dalle minimoto. Dalle minimoto. Già dalle minimoto ti dà un grande aiuto. Perfetto. È la prima cosa di divertirsi. Certo, bravissimo. Mario, senti, minimoto, ma noi abbiamo anche una moto che tu conosci molto bene, vero? Anche Fabio la conosce, anche voi la conoscete? Sì, ma per cominciare è meglio il minimoto, poi quando si ha tipo 7-8 anni là si può iniziare già a mettere le marce. Perfetto. E allora a quel punto si può passare con l'NSF 100 sì, magari? Con là è un grande lancio per poi passare alle 125. Perfetto, va bene. Allora ragazzi, ricordiamo a casa che per chi volesse provare l'NSF 100 su cui sono cresciuti loro e sono arrivati a questo punto, può farlo il 7 settembre a Viterbo. Ci sarà la demo school venerdì 7 settembre. Iscrivetevi sul sito e magari un giorno potreste diventare come loro. Va bene? Salutate tutti. Ciao. E in bocca al lupo per la gara. Levi, Levi, Levi.